Si chiama La città che vorrei ed è il bando di concorso rivolto ai giovani che si prefigge di dare attuazione concreta alla prima dichiarazione di intenti di Pesaro 2024. Questo bando nasce proprio dal fatto che Pesaro è capitale della cultura e quindi noi abbiamo pensato di dare concreta attuazione alla prima dichiarazione di intenti di Pesaro 2024, che è immaginare la città che non c'è ricercandola nell'intreccio dei desideri e dei saperi della sua comunità. Proprio per dare concreta attuazione noi abbiamo pensato di indire questo bando di concorso dal titolo La città che vorrei. E quindi gli istituti superiori, gli studenti degli istituti superiori di Pesaro e provincia potranno esprimere la città che vogliono, che vorrebbero, o attraverso un'idea progettuale di solidarietà oppure attraverso un lavoro didattico frutto di espressione creativa. Il bando di concorso, indetto dal direttivo del progetto Lori Blu Solidale in collaborazione con l'ODV Qui ed Ora e con l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, ha l'obiettivo di rendere i giovani coprotagonisti del cambiamento nell'ideazione e nella costruzione di una città più solidale. In questo modo noi rendiamo i giovani coprotagonisti del cambiamento in una prospettiva di cittadinanza attiva, proprio nella ideazione e nella realizzazione di una città più solidale. Per partecipare gli studenti hanno già ricevuto il bando di concorso dove ci sono tutte le istruzioni e potranno presentare gli elaborati o comunque le idee progettuali di solidarietà entro il 10 maggio in una casella di posta elettronica dedicata e una commissione esaminatrice alla quale prenderà parte un esperto della scuola, un esperto del provveditorato agli studi, ufficio provinciale scolastico, un membro del consiglio direttivo del nostro progetto Lori Blu Solidale e un aiuto concreto, una commissione esaminerà e valuterà tutti gli elaborati e vinceranno ovviamente quelli che saranno più attinenti al tema della solidarietà e che saranno più concretamente attuabili. La premiazione avverrà a Villa Caprile nel corso di una serata di beneficenza. Il premio, che verrà simbolicamente assegnato agli studenti, consisterà in una somma di denaro che verrà utilizzata per la realizzazione dell'idea progettuale oppure per sostenere le iniziative di solidarietà del progetto Lori Blu Solidale. Alla serata conclusiva verrà assegnato un premio, la serata conclusiva sarà proprio questo evento dal titolo Apericena al tramonto tra musica, arte e poesia che organizziamo quest'anno a Villa Caprile il 1° giugno. E il premio appunto consisterà in questa somma di denaro che verrà utilizzata dagli studenti per realizzare l'idea progettuale di solidarietà vincente. Questo evento sarà una serata speciale di solidarietà che vedrà l'alternanza di musica, arte e poesia, che vedrà il coinvolgimento dei giovani nell'organizzazione stessa dell'evento, perché saranno i giovani a organizzare il punto di ristoro, ad allestire il parco di Villa Caprile attraverso delle opere d'arte che sono state realizzate dai giovani stessi durante l'anno scolastico. I giovani poi valorizzeranno ciò che già c'è di bello nel territorio, si dedicheranno anche alla promozione e alla vendita dei prodotti locali, ma come ho già detto ce ne sarà un po' per tutti, anche per i curiosi e gli appassionati della storia di Pesaro. Grazie alla collaborazione con l'associazione La Pesaro Segreta noi potremmo gustarci un video su quella che era la Pesaro degli anni 60 tra musica, arte e poesia.